le guerre in questi anni si sono moltiplicate nel silenzio della stampa. Tacciano le armi, negoziato subito a fermare l'escalation militare. Le armi non portano la pace, ma solo nuove sofferenze per la popolazione. Dietro a questi slogan, centinaia di persone hanno sfilato per le vie del centro fino a Piazza Europa, chiedendo il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e l'avvio di un percorso diplomatico per una conferenza internazionale di pace. Presenti in piazza insieme ai militanti del movimento pacifista e non violento e agli obiettori di coscienza, anche sigle dell'associazionismo laico e cattolico, la CGIL e i partiti della sinistra. Ci sono dei momenti dove non ci si può sottrarre anche da dare un'evidenza pubblica a un sentimento che è di tanti. È una richiesta di pace, ma non è una richiesta di pace come un sentimento vano, è l'idea che devono finalmente iniziare i negoziati e devono cessare le armi. Negoziare la pace e non negoziare le armi. È l'unica soluzione possibile e non è necessario aggiungere spargimento di sangue per arrivare all'unico punto di definizione, che è quello di un trattato e di un accordo di pace. La pace si vive nella quotidianità, quindi quando si impara a vivere in pace con gli altri possiamo insegnare la pace agli altri. Questo è un po' il messaggio anche che il Pontefice dice a tutti, insomma, di dare con l'esempio, essere testimoni di pace con la propria vita e non solo a parole. Saremo sempre dalla parte della popolazione civile, è stato detto, delle vittime della guerra in Ucraina e dei pacifisti russi che si battono per porre fine all'aggressione militare. Il mondo del lavoro è pesantemente colpito da questa situazione, in particolar modo la crisi energetica, l'aumento del costo delle materie prime, la speculazione causate dalla guerra stanno veramente colpendo le fasce più deboli della popolazione e interi settori economici sono messi in ginocchio e sono al collasso, perché siamo purtroppo in un'economia di guerra anche nel nostro paese. È importante esserci, quindi oggi è importante essere in piazza, oggi è importante fermarsi, oggi è importante dire, gridare pace. In mattinata si era svolto un convegno nell'ambito dell'iniziativa Affari di Pace. Il convegno ha voluto essere un momento di partenza per creare un coordinamento delle associazioni spezzine per la pace che sia stabile, organizzato e che faccia di ogni tema affrontato questa mattina una campagna per costruire la pace. Il messaggio nostro è che la lotta per la vita prevale sulla lotta per la morte.